Andiamo a vedere come è fatto questo servlet. C'è una parte che viene creata automaticamente dal Eclipse e poi questo metodo doPost perché? Perché io qui ho inviato i dati con POST, altrimenti avrei dovuto usare qualcos'altro. Quindi doPost che ha due parametri che sono request e response. Request contiene i parametri che sono stati inviati dal client, cioè i dati che sono stati inseriti all'interno di questo form. Quindi, usando l'oggetto request, parametro di questo metodo, posso andare a recuperare i dati passati. Invece, l'altro parametro response serve per preparare la risposta da inviare, da restituire al client. Tutta questa parte qui, da qui a qui, è tutta già creata in automatico. Quello che dobbiamo andare a scrivere noi invece è il codice dentro al metodo doPost. Qui ho fatto un semplice esempio, ho fatto una system.out.println su console di questa stringa, poi sono andata a recuperare uno di questi parametri. Adesso completeremo andando a recuperare anche gli altri. Ho recuperato il parametro nome, attenzione. Questo qui uso nella servlet le chiavi, non le variabili, eh? Uso le chiavi. Quindi, per andare a prendere il contenuto di questa variabile, devo usare la chiave nome. E il metodo getParameter applicato all'oggetto request, perché vi ho detto che request è proprio l'oggetto che contiene i parametri passati. Quindi, request.getParameter con parametro nome mi va a prendere il valore associato alla chiave nome, quindi mi prende quello che c'è dentro il campo del form nome e lo va a mettere dentro ad una stringa. È ovvio che io devo sapere, no? Poi questi parametri, apro una parentesi, questi parametri che vengono passati sono tutte stringhe. Perché come abbiamo già potuto rilevare con i flussi di input-output standard, tutto ciò che viene, per esempio, inserito da tastiera è una stringa, anche se l'utente aveva intenzione di inserire un intero. Quindi se l'utente inserisce 100, non è che questo 100 è un numero, è una stringa, la stringa è costituita dai caratteri 1, 0, 0. Quindi è compito nostro andare a convertirla in intero. Se usiamo la classe scanner, basta usare il metodo nextInt che fa tutto da solo. Se usiamo le finestre di dialogo, prima di andare a scrivere JOptionPane.show inputDialog, dobbiamo, se vi ricordate, scrivere integer.parseInt per fare la conversione da stringa in intero. Quindi tutto ciò che arriva qui al server è sempre una stringa. Quindi vado a prendere nome e lo metto dentro ad una variabile di Java che ho chiamato nome. Uso sempre gli stessi nomi così non devo fare lo sforzo di ricordarmi che nome ho utilizzato, però non è obbligatorio. Poi, per fare un debug, vedete tutto ciò che è debug, ossia cos'è debug? Sono quelle istruzioni che fanno dell'output, producono dell'output su console o sulla console di Java o sulla console di JavaScript, che mi permettono di verificare se quello che sto facendo è corretto. Dopodiché, quando l'applicazione è pronta, li posso anche cancellare. Queste istruzioni le posso commentare o proprio eliminare del tutto. Poi, questi puntini di sospensione stanno a indicare che qua dobbiamo ancora fare delle cose e sarà quindi oggetto di questa lezione e anche delle prossime. Alla fine di tutto, mando la risposta al client, perché il client è lì che aspetta. È qui fermo che aspetta questo data che arrivi dal server. Quindi, per inviare una risposta al client, devo aprire un flusso di output. Il flusso di output si apre utilizzando la classe printWriter. Writer è la variabile che uso io, che identifica, è la variabile reference che fa appunto che punta questo oggetto. E poi con il metodo getWriter applicato a response creo un'istanza, ossia creo un flusso, un riferimento al flusso di output. Utilizzando writer il metodo println, quindi non system.out.println, ma writer.println,
vado a produrre in output, questa volta non su console, ma sul flusso di output. Quindi vuol dire che questi dati arrivano al client. Cosa mando indietro al client? Mando questa stringa, hai inviato, e poi il nome che è stato inserito dentro al form. E poi il flusso di output viene chiuso. Ora vi faccio vedere l'esecuzione di questa applicazione, cosa produce. L'avevamo già visto, ma ve lo faccio vedere ulteriormente. Se clicco su invia senza inserire niente, mi dice che devo inserire il nome dell'artista. Quindi inserisco il nome dell'artista, metto Marcello. Inserisco, non inserisco nient'altro, clicco su invia, mi dice che devo inserire la data di nascita. Ok, inseriamo una data di nascita, è meglio, faccio prima scriverla così, 11 barra 05 barra 1990. Poi anno di inizio, supponiamo che sia il 2000, anno fine non c'è niente, clicco su invia. Qua mi risponde: hai inviato Marcello. Attenzione, questo hai inviato Marcello non è qualcosa generato dal client. Questa stringa arriva dal server. Hai inviato nome. Questo significa che il passaggio di dati al server e il successivo passaggio, la risposta che il server invia al client funzionano. Continuiamo qua sulla parte server, perché io sono andata a prendermi solo il nome e voglio andare a prendermi anche gli altri dati. Andiamo a scrivere un'istruzione analoga, però con la data di nascita. String data nascita, sempre con la N maiuscola che non mi esce mai. Request.get parameter, e qua metto data nascita. Data nascita che, ribadisco, è questa chiave. Poi c'è l'anno di inizio. Quindi, notate che io sto utilizzando sempre, qua, adesso poi vado a cambiare anche le system.out, un attimo. Anno inizio. Notate che io sto leggendo questa informazione dentro una stringa, come vi ho detto prima, poi la convertirò in intero, ma adesso è una stringa, quindi anno inizio. E poi faccio la stessa cosa con anno fine. Controllo che i nomi siano effettivamente questi. Hanno inizio, hanno fine, sì. Poi cambio qui, allora, qua è data di nascita sul form. Più data nascita. Adesso voglio vedere che cosa mi va a leggere lato server, cioè il server cosa legge? Ok, andiamo a vedere che cosa c'è. Quindi qui abbiamo inviato la stringa Marcello, la stringa data nascita che ha questo formato, che è il formato adatto per MySQL, anno inizio 2000 e alla fine non c'è niente. Vediamo da quest'altra parte che cosa è arrivato. Allora, sul nome sul form, Marcello. La data di nascita sul form, vedete che il formato è sempre lo stesso. La data di inizio sul form è 2000, l'anno di fine è sul form e non c'è niente all'interno, quindi è una stringa vuota. Adesso devo convertire questi dati nel tipo corretto. Come faccio a capire qual è il tipo corretto? Beh, vi ricordo che vi ho fatto creare un po' di tempo fa questa classe artista all'interno del package model. La classe artista fa
è una mappatura della tabella che si trova sul database. Artista ha proprio questi attributi: nome, data nascita, inizio, anno fine. Per quanto riguarda il nome, siamo già a posto, deve essere una stringa. Perché sto facendo queste conversioni? Perché il passaggio successivo sarà quello di creare l'istanza di artista con i dati che sono stati passati. Vediamo prima gli interi, anno inizio e anno fine. Posso cambiare il tipo e fare subito una conversione, ossia scrivere int anno inizio, mi darà errore ovviamente. Però qua davanti vado a scrivere integer.parseInt. E poi racchiudo tutto tra parentesi. Ecco che adesso dentro anno inizio ho un intero. La stessa cosa la faccio per anno fine. Ora rimane il problema della data di nascita, perché la data di nascita non è che posso, cioè come faccio a convertirla in una data che sia una data di Java e che vada bene poi per SQL? Allora vi faccio vedere questo documento. Allora, questo documento è un documento più approfondito di quello che ci serve, no? E vi spiega un po' come vengono gestite le date e le ore, gli orari in Java. Quello che ci interessa invece è questa parte finale, la gestione di date e di ore nel formato adatto per MySQL. Intanto vediamo che la classe per le date da utilizzare, quindi se dobbiamo fare attenzione all'importazione, dobbiamo importare la classe date però dal package java.sql, perché ci sono altre classi date che provengono da altri package che non vanno bene. Quindi questa è la classe da usare. Poi come faccio a trasformare una stringa? Perché io qui ho una stringa. Questa data di nascita è una stringa. Come faccio a trasformarla in una data che va bene per MySQL? E in questo documento c'è il metodo che mi permette proprio di fare questa modifica, è questo qui. Quindi, utilizzando la classe date, posso andare a trasformare una stringa in una data per SQL. Vedete, trasforma la stringa specificata come parametro in un oggetto della classe date. Quindi mi copio questo, vado qui. E lascio questa stringa che mi serve e vado a incollare, poi modifico. Allora, date SQL date, qua importo la classe, vedete che ci sono varie classi date, uso la classe date Java SQL. Qui potrei scrivere SQL data nascita, così capisco che è la data di nascita trasformata nel formato dato SQL, date.valueOf e qua gli passo la stringa data nascita con la N maiuscola sempre. Ecco, e salvo. Allora, voglio stampare la data di nascita in formato SQL. Data, e qui la chiamo appunto chiamata SQL data nascita. Poi i nomi ve li potete scegliere come volete voi, eh. Facciamo una prova, vediamo cosa succede dopo aver fatto tutte queste conversioni. Allora, qua, ok, tutto a posto. Qua mi dà un problema. Vediamo perché. Sì, mi dà. Allora, i dati sono arrivati. Nome sul form Marcello, data di nascita sul form 1990 12 11, la data di nascita SQL 1990 12 11, l'anno inizio, vabbè, ho scritto male, inizio sul form 2000, quindi vedete che i dati sono sempre gli stessi, ok? Quindi è tutto corretto. Qua mi dà un errore, vediamo un attimo perché. Perché, certo, senza guardare, poi vado a guardare l'errore. Questo anno fine. Il problema è l'anno fine. Perché? Andiamo a vedere l'errore. Diamo l'inizio, risaliamo. Mi dice Java lang number format exception.
for input string, stringa vuota. E già io sto cercando di convertire in intero una stringa che è però una stringa vuota, perché nell'anno fine non ho specificato niente. Infatti, se provo a fare di nuovo un'esecuzione, però andando a inserire anche l'anno fine, mettendo sempre le solite date, anno inizio 2000 e anno fine 2010, questo errore dovrebbe non esserci più. Difatti, vedete che mi risponde: ha inviato PINCO, non c'è più errore. Perché non c'è più errore? Perché questo non è l'errore precedente. Perché vedete che come anno fine ho il dato che ho inserito. Qui il codice Java è in grado di prendere il valore contenuto all'interno del parametro e trasformarlo in intero perché c'è il valore. Ma se la stringa non c'è perché è una stringa vuota, questa operazione mi dà errore, genera l'eccezione che vi ho fatto vedere prima. È chiaro questo? Difatti vedete che qua l'errore viene generato proprio alla riga 34 dove c'è questa chiamata qui. Allora, secondo voi, se accettano suggerimenti, cosa posso fare per evitare che si verifichi questo errore? È semplice, dai. Tolgo l'anno fine e se l'anno fine c'è, eh no, devo andare per forza a scrivere string anno fine uguale, quindi devo leggerlo come string. Questo è sbagliato, eh? Poi, se anno fine, allora, not anno fine, punto, equals, stringa vuota. La stringa vuota si rappresenta così, con due virgolette, senza niente dentro. Oppure, questo lo metto come commento, così. Qua naturalmente non ci va il punto e virgola, ma ci va la parentesi grafa aperta. Invece uso if la stringa anno fine punto is empty. Di solito un metodo is empty c'è sempre da qualche parte. Allora, se è vuota, se non è vuota, quindi not anno fine is empty, allora posso andare a fare l'operazione di conversione. Quindi andrò a dichiarare una variabile che va dichiarata però fuori dall'if perché se la dichiaro qua, quindi se vado a scrivere qua, che ne so, int, lo chiamo anno f, anno fine anno, diventa anno f. Se la metto qua dentro, poi fuori non si vede più. Per cui fuori dall'if dichiaro la variabile int anno F assegno un valore iniziale pari a 0. Poi qui non dichiaro la variabile, ma vado a scrivere che ad anno F vado a fare la conversione. Ad anno F assegno, ho lasciato questo proprio perché così lo copio, la conversione in intero di anno fine. E se anno fine è diverso da stringa vuota, allora vado a fare la conversione dell'anno, anno fine, in un intero e metto il valore intero dentro questa variabile anno f, altrimenti lasciamo questo valore uguale a 0. Bene, aggiorno. Anno inizio 2000, vediamo se funziona con l'anno fine 2010.
Invia. Funziona, lo vediamo da qui che funziona, però andiamo anche a controllare qua sulla console. Ecco, dati arrivati dal client. Qua in realtà, per essere più precisi, sarebbe meglio scrivere anno di inizio convertito. Proviamo adesso a non inserire l'anno di fine, vediamo cosa succede. Cancello, cioè pulisco la console così vediamo meglio. Aggiorno. Anno d'inizio 2000, non metto niente in anno fine, invia. Funziona di nuovo perché mi arriva indietro il risultato e andiamo a vedere qui. Eccolo qua. Vedete, sul form l'anno di fine non c'è e mentre in Java diventa uno zero. Ecco, c'è da fare un aggiustamento però in questa classe. Perché? Perché io adesso devo andare a inserire un artista nuovo dentro il database. Ma il suo ID viene generato in automatico. Quindi io non ce l'ho, non lo conosco, lo conoscerò solo nel momento in cui andrò a inserirlo. E allora significa che per creare un'istanza di artista posso specificare il nome, la data di nascita, l'anno inizio e l'anno fine, ma non posso specificare l'ID. Solo che io come costruttori qua ho il costruttore di default, il costruttore con tutti i parametri. Ma non ho un costruttore che abbia tutti i parametri meno l'ID, quindi devo crearlo. Allora vado ad aggiungerlo qua. Source generate constructor using fields, tolgo via l'ID e lascio tutti gli altri. Ecco, così lo posso usare adesso per andare a creare un'istanza di artista con i dati che sono stati passati tramite il form. Vado a creare l'istanza di artista. Artista artist uguale new artista e utilizzerò il costruttore, quello che ho appena creato, che ha bisogno solo dei dati, tutti i parametri tranne l'ID. Importo artista intanto. Quindi i parametri nell'ordine sono il nome, che è questa variabile qua, c'è una data che è la data di nascita, quindi devo prendere questa variabile, la variabile SQL data nascita, copy. Poi c'è l'anno di inizio che è un intero, quindi devo andare a prendere l'intero, e poi l'anno fine, che devo andare a prendere l'intero, quindi anno F, anno F. Ecco, ho creato l'istanza. Adesso il passaggio ancora successivo sarà quello di andare a aggiungere questa istanza nel database.